Mauro Berruto ha concluso il primo collegiale Rio 2016 che si è tenuto presso il centro sportivo Giulio Onesti dell'Acqua Acetosa a Roma. È il primo di tre stage che serviranno per acquisire maggiori informazioni sulla situazione futuro in Italia. Collegiale dell'Acqua Acetosa, Mauro Berruto, chiediamo di illustrarci in poche parole il progetto Rio. Il progetto Rio è un progetto ambizioso che parte con larghissimo anticipo perché naturalmente si riferisce al 2016, quindi fra 4 anni succederà quello che speriamo e quello che vogliamo per questi ragazzi. Identifica dei talenti con anticipo e vuole essere un modo per metterli in competizione e per poter collaborare con loro e con il loro club nello sviluppo delle loro potenzialità in questo quadriennio. Io non so dire oggi quanti di questi ragazzi saranno in campo a Rio e neanche quanti magari saranno nella lista della World League del 2013, però entrambi questi obiettivi sono raggiungibili per loro e quindi mi piace mettere in moto questo tipo di energie che spero possano regalarci delle cose. She said, excuse me, but do you remember me? I said, no, I don't believe I do. So she looked me up and down and undressed me with her eyes. And she said, you got everything I need. You got everything I want. So I said, okay. Hey, you can wear my hat. You can have my coat. You can take my shirt, 'cause I don't need it. You can wear my shoes, you can take my socks. Come on, take my bag, it's yours. If you love it, yeah, if you love it, I got no problem if you love it. You can have it if you love it. Well, her friend came up to me with a pen and paper in her hand, expressing some interest in the number of my room. She said, excuse me, but do you me? I said, no, she said, can I appeal to you? So I looked her up and down and realizing her insinuations, I blushed. She said, listen, babe, you don't know me. No, you don't know me, but you hold me. Presidente, a 3 mesi da una medaglia olimpica, la squadra maschile è già al lavoro. La pallavolo di oggi non consente soste. Perché dopo la medaglia passata bisogna pensare alla prossima. Il gruppo di oggi credo che sia proprio in buona parte anche in previsione di Rio de Janeiro e mi fa proprio molto piacere perché noi che lavoriamo sul movimento giovanile da qualche anno con i campionati di A2, con i Club Italia, con tutto quello che è successo in questi anni. Questa di oggi è una nuova iniziativa sempre in previsione di alimentare e il club e la nazionale. Per parlare di club credo anche che sia giusto dire che stiamo collaborando forse più di una volta perché si sono visti i risultati, si è visto l'importanza del nostro vivaio. Noi lo facciamo già a livello femminile, secondo me dovrà avvenire anche a livello maschile. Da importatori dovremmo diventare esportatori di talenti per questioni economiche e anche per questioni. Like my brother, I love you. Oh yes, I love you. I said, hey, let's not rush things. You can wear my hat, you can have my coat, you can take my shirt, 'cause I don't need it. You can wear my shoes, you can take my socks. Come on, take my bag, it's yours. If you love it, if you love it.